La città nuova è una tavola del 1914 di Antonio Sant'Elia, il grande pittore e architetto nato a Como nel 1888 e morto a Monfalcone nel 1916. In lui Filippo Tommaso Marinetti trovò il grande architetto che tanto sarebbe tornato utile alla causa futurista. E proprio nel Manifesto dell'architettura futurista del 1914 questa tavola fu pubblicata assieme ad altre cinque. Antonio Sant'Elia che scriveva: «Noi non siamo più gli uomini dei palazzi, delle cattedrali, degli arengari. Siamo invece gli uomini delle stazioni ferroviarie, dei grandi alberghi, delle strade immense, dei mercati coperti». Ecco, Sant'Elia, così in anticipo sui tempi, non avrebbe fatto in tempo a vedere nulla di realizzato delle sue grandi intuizioni, perché morì prematuramente. Eppure, gran parte delle sue intuizioni le ritroviamo nella grande architettura contemporanea. La metropoli dell'avvenire, immaginata da Le Corbusier, prende spunto proprio dal lavoro di Sant'Elia. Così Fritz Lang, in Metropolis, si ispira alle opere di Sant'Elia. E quanti grattacieli nei cinque continenti, dalle forme ellittiche e oblique, sono ispirate all'opera di Antonio Sant'Elia. Perché non riuscì a vedere nulla? Ma perché, come tutti gli altri futuristi, si arruolò subito allo scoppio della Grande Guerra. All'intervento italiano, Marinetti, Boccioni, Russolo, Sant'Elia, Piatti, Sironi stesso, erano già arruolati e al fronte. Ma la guerra portò più lutti che invenzioni ai futuristi. Boccioni morì a 34 anni, Antonio Sant'Elia a 28 nel 1916 al fronte. Le sue ultime parole furono: «Ragazzi, andiamo, questa notte dormiremo a Trieste o in paradiso con gli eroi». Ma la pittura e l'architettura futurista non si ripresero praticamente mai da queste perdite. Questa tavola fu acquistata nel 1943 dalla famiglia Sant'Elia su iniziativa di Manlio Ro e Gianni Stecchini e poi donata al Comune di Como. È ora esposta alla Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi a Como.